Ancora fase di debolezza su Bitcoin, sui mercati delle criptovalute, molti dicono che sia legata alla questione di uh, un atteggiamento di Powell che ha affermato che il attuale momento legato al livello di inflazione non è passato. E bla bla bla. Le solite questioni. È vero, questa cosa o non è vera, i mercati cripto hanno risentito delle parole di Powell sì, oppure semplicemente sono guidate da questa via, questa linea ehm, oserei dire eh, ormai diciamo già tracciata che è la parte eh, di naturale prosecuzione ciclica di questa struttura di bitcoin eh, ci sono uh, due grafici che voglio mostrarvi oggi riprendiamo quello che è il grafico del ciclo dell'alving di bitcoin quindi lungo periodo ne abbiamo parlato un po' con le questioni della vicinanza dell'alving rispetto alla, um, ai tempi ciclici e parliamo anche di questo grafico che proprio indica eh, che siamo alla, al, di nuovo al touch di un livello di supporto importantissimo e secondo me questo eh, movimento di bassista non ha nulla a che vedere con la questione legata alle eh, parole di Powell. Bene ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, oggi invece della moneta eh, mostro la spilla di Bitcoin, vediamo se porta più fortuna la moneta, però ha detto lunedì che salivamo e al momento ci ha preso niente. Eh, quindi vediamo insomma se avrà ragione. Allora andiamo intanto a guardare un po' di dati di aggiornamento per quanto riguarda i dati economici, ma vado veloce su questo ragazzi perché sono dati completamente insignificanti in termini di movimenti di mercato. Più o meno tutta la stessa solfa, niente di che, non ci sono grandi shock, perciò eh, andiamo avanti. Domani è 4 luglio, giorno dell'indipendenza degli Stati Uniti, i mercati saranno chiusi, attenzione. Ah, a sciacquoni anche da questo punto di vista a volte durante queste giornate si verificano dei momenti di volatilità ribassista sui mercati perché eh, insomma è un po' un dato storico no? che ogni tanto avvengono queste cose allora eh, passiamo alla questo articolo John Powell trasmette un messaggio cruciale per i mercati delle cripto uh, e, e la questione era legata al fatto che il presidente della Banca Centrale Americana aveva detto uh, che uh, la Fed ha ottenuto un bel po' di progressi nella sua lotta contro l'infrazione, tuttavia uh, sottolinea che um, c'è una necessità di avere ulteriori prove di progressi sostenuti prima di considerare qualsiasi riduzione dei tagli di interesse all'inizio dell'anno probabilmente il mercato si aspettava circa 6 tagli di tassi da un quarto di punto quindi... Uh, un punto e mezzo percentuale in meno, uh, poi sono stati rivisti eh, nel 2024 a due tagli di tassi che dovrebbero essere previsti per il mese di mh, settembre e l'altro per il mese di ottobre ci saranno, non ci saranno, intanto se i tagli di tassi di interesse era un'utopia, ne ho parlato praticamente mesi prima Dell'inizio del 2024, anche qui non ho idea perché il mercato stimasse se tagli di tassi, non c'erano alcune informazioni mh, che indicavano questa cosa. Comunque, vabbè, eh, al di là di questo, ehm, gli attuali, eh, le attuali parole di Powell non hanno in nessun modo modificato quelle che sono le stime sul taglio dei tassi atteso mh, verso eh, settembre. Adesso lo andiamo a vedere, ciò significa che. Far dipendere l'attuale movimento dei prezzi delle cripto dalle parole di Power è sbagliato perché in realtà... Non si è mosso assolutamente nulla a livello istituzionale, molto più probabile la questione ciclica di cui abbiamo parlato nel video di lunedì, se non l'avete visto, scenario classico dell'analisi ciclica, prevederebbe nuovi minimi entro uh, le prossime settimane, questa o l'altra circa, cioè metà-20 di luglio, uh, e potrebbe arrivare anche un avvicinamento ai minimi dei 56K. Ne abbiamo già parlato, io... Um, eh, ancora sono titubante su questa fase discendente, però quella è la più standard, non mi ripeto, andatevi a vedere il eh, video di lunedì dove c'è spiegato tutto. Passiamo invece all'analisi di quelle che sono eh, le previsioni per quanto riguarda il ribasso dei tassi. Se infatti andiamo a, a, a ragionare sul ribasso dei tassi, il prossimo 18 di settembre, il FONC più importante, quello trimestrale, prevede un, uh, cioè una percentuale del 66,5%, che dice che i tassi saranno scesi. Questa percentuale... Qualche eh, eh, giorno fa era più bassa, quindi non è che le parole di Powell hanno modificato questa percentuale, mm, non hanno modificato assolutamente nulla, infatti solo una settimana fa c'era una possibilità del 56% e un mese fa del 51% che i tassi eh, sarebbero cioè, di ribasso dei tassi, insomma ecco in generale, e anche un giorno fa del 63%. Adesso dopo questi interventi siamo passati stiamo salendo ancora, in pratica c'è una uh, continua attenzione al fatto che probabilmente i tassi a settembre scenderanno di un quarto di punto, anche perché la banca centrale europea li ha già abbassati e di solito le banche vanno a braccetto quando fanno queste politiche, non c'è niente di strano non c'è niente di anomalo, quindi le parole di Power non hanno modificato secondo me in nessun modo il sentimento il sentiment dei mercati delle cripto in questo periodo da che molti stanno pubblicando anche questa cosa, tanti articoli, anche noi stessi abbiamo fatto l'articolo appunto uh, sulla questione, e, però, io personalmente da analista dico uh, che uh, non, è, non è così uh, ed è molto più uh, dipendente dalla questione ciclica. Il mese di uh, dicembre, quindi l'ultimo trimestre dell'anno, prevede un uh, ribasso dei tassi uh, di mezzo punto percentuale, in pratica, uh, sommando. Questi due oltre il 70%, ma addirittura si prevede un secondo taglio dei tassi eh, di 0,25 al 47%. Eh, e questa, diciamo, è eh, una stima più adeguata. Anche in questo caso la percentuale è salita in, nei precedenti. Eh, rispetto ai precedenti giorni: era 37, una settimana fa 42, è diventato 44, ora è 47. Eh, e, e quindi, insomma, si è spostata questa percentuale dei tassi. In pratica. Eh, ci si sta ehm, eh, dirigendo verso l'idea che ci saranno due tagli di tassi entro fine dell'anno, uno a settembre, uno a dicembre. Quello di dicembre è un po' più incerto, quello di settembre è un po' più eh, sicuro, un po' più scontato. Perciò nulla è cambiato da un punto di vista di politica monetaria se non che i mercati cripto e Bitcoin stanno eh, palesemente seguendo la sua struttura ciclica di cui abbiamo parlato nel video di lunedì. Allora, livello della candela settimanale, anche in questo caso nel video di lunedì vi ho detto più volte che la candela settimanale solitamente chiusa in questo modo non è una candela eh, così forte come mh, sembra perché non aveva uh, avuto la forza per esempio di creare una struttura di una candela verde come questa che invece rappresenta più forza soprattutto se la parte di recupero lo fa nella fine della settimana e non all'inizio cioè se in pratica questa shadow la fa alla fine e non all'inizio uh, solitamente queste shadow pronunciate così vengono ritracciate parole ehm, che vi ho appunto indicato appunto nel video di lunedì e così è stato sono state ritracciate ora da qui eh, l'informazione sul pattern della candela è diventata neutrale cioè dopo il ritracciamento di una parte di questo di questa shadow di questa candela è totalmente irrilevante quello che fa in questo momento cioè non abbiamo altre informazioni perché l'unica informazione era un minimo ritracciamento con, come minimo un arrivo sui 61.000 61.005 è arrivato eh, più basso addirittura quindi a ritracciare Ora se continua a scendere abbiamo questo livello di supporto ma in questo grafico vi faccio vedere anche un altro livello di supporto cioè questa media che in questo momento sta tenendo su eh, tutto quanto che è la media 26 settimane cioè la media dei cicli semestrali di Bitcoin. L'ultima volta che era stato toccato questo livello era qui. Eh, Nell'agosto del 2023, quindi l'ultima volta che abbiamo fatto il touch della media a 26 periodi delle settimane, era un anno fa, quindi sono passati 12 mesi eh, che Bitcoin non toccava e non faceva il touch della media a eh, 26 settimane, quindi alla semestrale. Questo è indicativo che con alta probabilità siamo in una fase di chiusura di un nuovo ciclo annuale. Come si sa, ormai ve lo sto ripetendo da mesi, è eh, questa fase è una fase importante. Due sono le cose che Bitcoin dovrà fare in questo mese di luglio. Uno, reggere, reggere, reggere il più possibile. Non andiamo a creare minimi estremamente bassi. Questo è importante. Seconda cosa, perdere tempo il più possibile fin tanto che questa fase ciclica, naturale, del mercato si vada a sgonfiare. E prima di riprendere... Un nuovo, una nuova struttura migliore, quindi, due. Questi sono gli obiettivi. Ora, eh, nella precedente fase, ci siamo infilati in mezzo a queste due medie mobili. Probabilmente avverrà la stessa cosa. Qui. Perderemo un altro po' di tempo, un paio di settimane e poi si vedrà. Intanto, anche in questo caso, eh, eh, insomma, si vede in maniera abbastanza chiara come Ancora una volta, nonostante queste fasi difficili del mercato, siamo in una fase di forza, perché questa rottura, questo break di questa media non sta avvenendo in maniera um, eh, veloce. Probabilmente avverrà, secondo me, entro questa settimana o l'altra, però eh, non è avvenuto in maniera così veloce. Soprattutto Bitcoin non ha tante settimane per stare in mezzo a questi... Um, a questo prezzo vedremo un po' cosa farà, ma secondo me ancora una volta è dimostrazione eh, di forza. In più c'è ancora una volta il uh, discorso di cui abbiamo parlato già nei video precedenti: che è questo qui, cioè qui abbiamo una uh, fase di oscillazione di circa il 22% dei, pre dei prezzi e qui abbiamo una fase di oscillazione di circa il 22% dei prezzi ABC il stesso identico discorso stesso movimento che aveva fatto precedentemente nella fase di chiusura del ciclo annuale sembra un copia ed incolla questa cosa l'avevo già um, eh, fatta vedere perché avevo anche eh, indicato qui il pattern a barre ragazzi è un copia e incolla colla. Palese, guardatelo qui, è un copia e incolla. Adesso vediamo che cosa succederà, però sostanzialmente se si ripete lo stesso tipo di pattern, significa che siamo agli sgoccioli di questa fase di eh, oscillazione e tra poche settimane eh, occorrerà essere estremamente concentrati perché ci potrebbe essere veramente un altro eh, punto di acquisto nevralgico su Bitcoin e vi ripeto, l'ultimo ha dato il via a un più 200% e attenzione che qui 200% perché eravamo a prezzi ovviamente bassi, qui probabilmente sarà di meno, ma dovesse dare via una roba del genere. Ovviamente, ragazzi, si sfondano poi i 100k, quindi, uh, da un punto di vista di serie storica, questo è quello che uh, stiamo vedendo. Andiamo a vedere la questione tempistica uh, sul uh, semplice ciclo di lungo periodo. Abbiamo fatto una serie di video, vi avevo fatto una serie di video indicando. Molti di voi, per esempio, a proposito mi hanno detto la struttura attuale è anomala perché abbiamo fatto i massimi prima del ciclo dell'unbundling. Non è mai avvenuto, questa cosa non è così, ragazzi. L'ho spiegata più volte. Bitcoin ha fatto già altre volte i massimi prima dell'alving eh, e non è una cosa anomala non li aveva fatti in alcune situazioni qui per esempio eh, nel 2020 erano avvenuti dei massimi poi eh, aveva fatto una barra di congestione quindi ha fatto massimi sia qui che qui prima del ciclo della struttura dell'alving, qui poi c'è stato lo sciacquone per la pandemia ma ripeto, se qui non ci fosse stata la pandemia avremmo visto questo ragazzi eh? questa roba la dovete cancellare questo è un evento esogeno a livello di analisi dei dati, ha significato solo se vogliamo analizzare la volatilità di un evento del genere, ma in termini di ripetitività speriamo, incrociando le dita, non ha alcun significato, perciò è proprio da metterci su una X su questo uh, spunto non serve a niente, qui avrebbe fatto una lateralizzazione standard, ma non è solo quel caso lì, è anche nel 2016. Mi ricordo benissimo: questa parte qui eh, aveva fatto il massimo proprio come quello di quest'anno. Prima della struttura dell'abbing e poi ha ritracciato ed è questo il ciclo a cui io faccio riferimento perché secondo me la fase attuale del mercato cripto è molto più simile. Allora, poi avevamo fatto una serie di elaborazioni eh, un po' più da, da un punto di vista tecnico dicendo che almeno questo trend ribassista dei massimi sarebbe durato una uh, ottantina di giorni secondo me, c'erano due strutture uno verso il minimo che era 45 giorni però poi una vera fase di ripresa io avevo messo intorno agli 80-82 andiamo a vedere dove siamo arrivati in questa fase, così aggiorniamo anche questo uh, conteggio um, dal massimo dallo swipe di massimo, che però io qui faccio una cosa, vi metto uh, il grafico con le chiusure perché lì ci sono tanti doppi massimi, qui abbiamo Avuto 49 giorni sulla punta. Uh, diciamo di, di, di questa struttura ribassista e ad oggi in uh, um, questo momento siamo ad una struttura di circa 111 giorni quindi più lunga la fase rispetto alle precedenti e eh, qui diciamo mh, la fase di minimo è stata più veloce questa fase adesso inizia a essere più lunga di questa precedente c'è un'altra scadenza che adesso andiamo a rivedere cioè la fase in cui poi effettivamente bitcoin è andata su i precedenti massimi, è durata 184 giorni, quindi in pratica è come se dovessimo andare ehm, a, eh, a fare un indietro nel tempo, eh, un avanti nel tempo di 184 giorni da lì, eh, da questa zona dei massimi e ce ne andiamo più o meno, guardate un po', a settembre del 2024. Eh, in pratica è come se qui dovessimo chiudere tutta questa fanfara e poi fare un evento del genere per poi andare a breccare i massimi solo da metà settembre 2024 fra due mesi questo costrutto è l'esatta riproduzione di quello che è successo nel 2016 nell'alpighi del 2016 con dei tempi un po' diversi più dilatati senza ombra di dubbio ora ragioniamo un po su queste questioni è possibile effettivamente assistere a queste cose, allora da Nord è vero, intanto bitcoin storicamente ha sempre replicato i propri cicli in maniera diversa, con delle modifiche, come è ovvio che sia, eh, non è che è un bancomat, però, sostanzialmente nella natura ehm, di questo asset c'è una ciclicità che ancora si vede. L'unico neo che un po' mi fa dubitare di questa cosa è l'avvento degli istituzionali con gli ETF, che hanno in effetti modificato molto. Quello che abbiamo visto nei periodi precedenti. Quindi questo problema c'è e dobbiamo andarlo ad analizzare. Proprio guardando il mercato nei prossimi, eh, nei prossimi mesi, c'è da dire che però i dati sui quali possiamo basare eventuali scenari o statistiche e eh, analisi previsionali sono quelli storici, e quelli storici sicuramente li abbiamo, il resto è un'opinione. Quindi impariamo a dividere quelle che sono le opinioni. Molti di voi, magari, hanno detto da qui inizia a crashare, non si riprende più, è stata una trappola. È vero, è possibile che una cosa del genere possa avvenire perché. Tutto è possibile sui mercati finanziari, ma questa idea è un'opinione, cioè non ha nessun fondamento di nessun tipo, né da un punto di vista oggettivo di dati, né storico, eh, quindi statistico, né fondamentale in base all'adoption di Bitcoin, zero cioè è una idea campata in aria, totalmente, cioè è una mia idea, io posso avere un'idea ma non c'è nessun tipo di fondamento il fatto che possa ripetere una struttura ciclica più simile a questa ha diversi invece impatti cioè fare la parte finale nel, nei, nelle prossime settimane di ribasso per poi andare a uh, ri ehm, uh, accumulare in fase di riaccumulazione e poi iniziare un nuovo trend eh, questo ha molti più dati scientifici perché abbiamo serie storiche precedenti che sono dati statistici ma eh, abbiamo anche un certo tasso di eh, probabilità che eh, ovviamente sono pochi casi quindi va preso con le pinze però c'è e, e quello è un dato oggettivo abbiamo una ripresa di bitcoin costante da fasi mh, molto più difficili di quella attuale che sono i bear market e quello è un dato oh, scientifico oggettivo ed abbiamo un investimento importante in termini di asset istituzionale, dove abbiamo visto anche nel video precedente che addirittura BlackRock proprio ha comprato Bitcoin per metterlo nel suo ETF: poca roba, però l'ha fatto. E già questo è qualcosa. Quindi, dati fondamentali. Questa scarsa attenzione siamo anche in una fase di depressione del mercato, adattissima nelle fasi di um, uh, proprio di um, riaccumulo, chiamiamolo così. Quindi attenzione proprio ai prossimi mesi perché questi dati vanno analizzati con cura. C'è un dato ciclico di cui parliamo poi nei prossimi video, che è proprio questa struttura del trimestrale. Bitcoin tenterà di chiudere questo trimestrale. Qui l'ho messo molto lungo e probabilmente alla rottura di questi livelli. Di minimo, andremo in chiusura dell'annuale di Bitcoin, eh, chiusura che può essere un po' drammatica, e eh, ragazzi, io ve lo dico quindi: magari qualche sciacquettone ve lo, lo, lo dai in faccia. È ovvio che anche in questo contesto, eh, stare. Ehm, eh, vi faccio una domanda: chi di voi in questo contesto ama stare all'interno del mercato? Perché qui è la differenza fra chi eh, è un amatoriale e chi è un professionista. Il problema non è nel guadagnare il più possibile. Il problema è come faccio a resistere se adesso da qui eh, Bitcoin mi dà uno sciacquone e mi fa perdere altri 10k a singolo Bitcoin, eh, che succede? Cioè come mi sento eh, resto nel mercato se poi non si riprende, abbiamo sbagliato e entriamo in una cigno nero dei mercati cripto, iniziano i dubbi, iniziano le paranoie, iniziano le difficoltà. Allora come vi sentite a essere esposti sul mercato? Allora, qui poi vince a ah, il lungo periodo, cioè questa convinzione, che quella, anche quella è un'opinione. Ovviamente non è un dato, non è un dato scientifico, oggettivo, è un'opinione. Um, però, insomma, ragazzi, poi magari a livello um, emotivo è difficile stare all'interno di questi mercati. Fatemi sapere secondo voi qual è, è la soluzione? Perché il problema è. Ok, finisce qui, è tutto a posto. Ma di solito il mercato, quando vuole creare un minimo, la cosa che fa è butta fuori più gente possibile. Quindi, o siete usciti molti giorni fa, eh, oppure magari i prossimi giorni comincia a rompere le scatole in maniera notevole e crea serie difficoltà. Magari a chi ha iniziato ad avere paura. E questo ve la dice lunga sul significato e su cosa significa essere formati in un mercato del genere per cavalcarlo in maniera uh, decente ragazzi perché come fate altrimenti se poi il mercato vi dà gli schiaffoni è vero magari qualcuno di voi resisterà ma molti magari saranno in preda al panico non vi fate prendere dal panico perché io ci sarò sempre e, e con i video del canale ovviamente chiariremo ogni cosa per oggi è tutto direi e noi ci rivediamo nel prossimo video ciao